abituati a Cucino e Riciclo, una serie di trasmissioni nel corso delle quali vedremo alcune pillole di cucina, alcune ricette di cucina per imparare come smaltire, come utilizzare tutti gli ingredienti, anche quelli che ci avanzano in casa. Questo format è stato richiesto dall'azienda del Comune dell'Aquila, che gestisce i servizi di raccolta dei rifiuti porta a porta, l'ASM, che ringraziamo per averci scelto. Siamo nella drogheria di Sassa Scalo, il locale famoso per la pasta all'uovo. Infatti la pasta all'uovo sarà la protagonista di questo piatto, che appunto saranno dei maltagliati all'uovo con tonno fresco, pomodorini gialli, basilico e colatura di acciughe, di alici. La colatura di alici è un prodotto che si trova in commercio, ma si può fare anche in casa. Quelle persone che si fanno le alici sotto sale, attraverso un procedimento di pressione delle alici, quando vengono messe a schiacciare per far perdere loro tutta l'acqua, raccolgono quest'acqua in un contenitore, e quella è la colatura. È un ingrediente molto molto utilizzato nella cucina anche degli antichi romani. Si chiamava il garum, appunto, era questa salsa che veniva utilizzata per condire ogni cibo. E poi, per dare un tocco di aquilanità a questo piatto, lo guarniremo, lo coloreremo con delle gocce d'oro di zafferano dell'Aquila, questa perla, questa eccellenza della nostra conca aquilana. Bene, allora vediamo come si prepara questo piatto, questi maltagliati all'uovo con tonno fresco, colatura di alici, pomodorini gialli e gocce d'oro allo zafferano. Vediamo gli ingredienti di questo piatto, che sono naturalmente il tonno fresco, eccolo qui, che noi prendiamo, lo mettiamo sul tagliere, una fetta di tonno fresco, il contenitore poi di plastica, che è quello che ci dà il pescivendolo, lo gettiamo nel secchio giallo, quello della plastica. Oltre al tonno, il piatto consta di pomodorini gialli, prezzemolo, colatura di alici. Come vi dicevo, la colatura di alici è quella fatta in casa, fatta dal nostro pescivendolo di fiducia, poi peperoncino, sale, aglio e alla fine una spolveratina di pecorino grattugiato. Ecco qui, allora intanto partiamo dalle gocce d'oro di zafferano, eccole qui, noi le abbiamo già fatte perché c'è bisogno di un pochino di tempo per fare questa salsina. Come si fa? Acqua fredda, maizena, che sarebbe amido di mais, si porta a temperatura circa 70 gradi, poi ci si mette dello zafferano in fili e si fa sciogliere, e dopo un po', ecco qui, questa è la consistenza giusta per le gocce d'oro allo zafferano. Tagliamo il tonno in dadini dello spessore, anche questi di spessore e larghezza di non più di un centimetro. Il tonno, mi raccomando, ha bisogno di una cottura rapidissima, una velocissima saltata in padella, altrimenti perde tutta la morbidezza e diventa qualcosa come un tappo di bottiglia, effetto che noi vogliamo assolutamente evitare. Mettiamo in padella un po' di olio extravergine di oliva, padella bella rovente, bella calda, una becca d'aglio rosso di Sulmona solamente schiacciata e messa dentro, un pochino del solito peperoncino, che è l'elemento fondamentale dei nostri piatti, eccolo qui, dopodiché subito dopo andiamo a mettere il tonno dentro. Fumo. Mentre il tonno si scotta solamente, prendiamo i pomodorini gialli, divisi a metà, lavati naturalmente, divisi a metà, il prezzemolo naturalmente non va cotto assolutamente, altrimenti diventa amaro, e va messo dentro qualche secondo prima di spengere la padella. Facciamo saltare un'ultima volta, aggiungiamo un po' di olio fresco,
È il momento di gettare nell'acqua, naturalmente, i nostri mal tagliati all'uovo. Ecco qui. Il piatto è quasi pronto. Io qua vedo che ci sono dei bellissimi limoni di giardino. Mi sta venendo una idea. Togliamo un velo di buccia. Facciamo una filangée, cioè tagliamo a fili molto sottili questa buccia di limone. E la mettiamo anche questa nel piatto per dare un po' di freschezza, un po' di acidità. E poi anche un po' di cromatismo, perché riprende il giallo dei pomodori. Sale. Pizzico di pepe. Nel frattempo i maltagliati sono pronti. Sì, direi possiamo toglierli. Teniamo qui. E il piatto, signori, è pressoché finito. Ancora un po' di olio. Diamo una pulita al tagliere e il relativo pezzo di carta, tovagliolo bianco, lo gettiamo nell'umido. Eccolo qua. La carta che conteneva la maizena nel secchio bianco della carta, carta o cartone, e prepariamo il piatto. Eccolo qui. Prendiamo il vasetto di vetro che conteneva i fili dello zafferano e lo gettiamo nel contenitore blu. Eccolo qui. Piatto da portata e prendiamo i nostri mal tagliati all'uovo e cerchiamo di dare una forma casuale ma al tempo stesso ordinata al piatto. Ecco, vedete, il tonno ha preso un leggero colorito brunito, ma all'interno sarà ancora rosso. Un rametto di prezzemolo a guarnire e poi gocce di colatura di alici, questo è il condimento che dà sapore al piatto, e gocce di oro rosso, lo zafferano dell'Aquila. E il piatto può dirsi pronto. Eccolo qui. Mal tagliati all'uovo con dadini di tonno fresco, colatura di alici, pomodori gialli e gocce d'oro di zafferano. Chiamiamo ad assaggiare questo piatto la nostra ospite di questa sera, che è Letizia Cucchiella, niente di meno che portavoce della cooperativa produttori di zafferano dell'Aquila. Ho detto bene? Letizia, buonasera. Allora, parlaci un po' di questo zafferano, perché lo zafferano dell'Aquila è un prodotto conosciuto in tutto il mondo. Forse lo conosciamo un po' noi un po' di meno, noi dell'Aquila, però è conosciutissimo nel nord Italia, in Europa, nel mondo intero. Quando si parla di zafferano si parla di Aquila, di Navelli, dell'altopiano di Navelli. Allora, è da dire che lo zafferano DOP dell'Aquila viene prodotto in ben 13 comuni dove è certificata la DOP. Giustamente il prodotto migliore nasce sull'altopiano di Navelli. Io vengo da San Pio e faccio parte di una cooperativa che si chiama Produttori Uniti di Zafferano. È una cooperativa che è nata da poco e che racchiude più produttori di zafferano DOP, proprio per valorizzare questa spezia, perché secondo noi l'unione fa la forza. Ecco, qual è la differenza tra lo zafferano dell'Aquila e lo zafferano invece che si trova nei supermercati, che si trova un po' dappertutto, no? Perché ormai non è solo la nostra zona a produrre lo zafferano, ma viene prodotto anche all'estero, viene prodotto anche in Toscana, in Sardegna. Ecco, che cosa c'ha di più
quello prodotto da voi. Dobbiamo dire che lo zafferano in Italia nasce da Navelli, in quanto già nel 1200 un monaco benedettino proveniente da Civitaretenga, ritornando dalla Spagna, aveva portato questi bulbi facendo dono al nostro territorio di questa spezia pregiatissima. E questo bulbo nel nostro territorio è riuscito ad esaltare il profumo, l'odore e il sapore e il colore. Il colore di questo bellissimo, di questa bellissima spezia. Bene, adesso Letizia, io direi di assaggiarlo. Io chiamerei anche Sonia Fiucci, che è la portavoce dell'ASM dell'Aquila, perché vedo che sta morendo dalla voglia di assaggiare questo piatto. Prego, a te Letizia, una forchetta, e un'altra a te Sonia. Sonia, abbiamo detto tutto bene, correttamente. Abbiamo detto tutto bene. Abbiamo smaltito in maniera corretta tutti i rifiuti che provengono dalla cucina, che sono organico, li mettiamo nell'organico utilizzando sempre sacchetti biodegradabili, compostabili, e tutti i rifiuti, a secondo le categorie, vanno nei vari bidoncini. Bene, adesso la prova. Assaggiamo. La prova, assaggiamo. Io sporcherei con quelle gocce di zafferano ogni boccone di tonno che prendete. Bene, abbiamo visto allora questi mal tagliati all'uovo con tonno fresco, con la tura di alici, pomodorino giallo e gocce d'oro di zafferano. E chiudiamo questo piatto, vediamo il riepilogo, vediamo la ricetta e poi ci vediamo successivamente, subito dopo, per il piatto del riciclo. Per preparare questi mal tagliati al tonno fresco, pomodorini gialli e con la tura di alici con gocce d'oro di zafferano, sono necessari 200 g di tonno fresco, 300 g di pomodorini gialli lavati e tagliati a metà, 300 g di mal tagliati all'uovo, un flacone di colatura di alici, due teste d'aglio rosso di sulmona, una piantina di prezzemolo, 100 g di amido di mais, la maizena, un vasetto di zafferano in fili, olio extravergine d'oliva, sale grosso e fino, pepe. Eccoci di nuovo insieme con Cucino e Riciclo e vediamo qual è il piatto appunto del riciclo. È una frittata di spaghetti. Apriamo il frigorifero e vediamo quello che c'è. C'è un bel piatto, un paio di porzioni di spaghetti conditi al burro che sono avanzati dalla cena di ieri. Poi abbiamo un po' di pane grattugiato, uova e un avanzo, un po' di guanciale di maiale, che è sempre utilissimo, del pecorino grattugiato, un po' di piselli surgelati e che altro c'è? Ah, burro e un po' di funghi trifolati, avanzati anche questi dalla cena di ieri. Vediamo allora di confezionare questo piatto, questa frittata di spaghetti. Accendiamo la nostra padella, tagliamo la pancetta. La carta della pancetta la gettiamo nel solito contenitore della carta. Togliamo la cotenna e le parti più gialle del guanciale. Queste non possiamo recuperarle in nessun modo perché sono immangiabili, no? Per fortuna qui però ce n'è poco, molto poco. E mettiamo questi ritagli nel contenitore dell'umido. Un pezzettino di burro in padella, accendiamo fuoco, media temperatura, e tagliamo dei fiammiferi con questo guanciale di maiale di media stagionatura. E facciamo soffriggere nel burro molto molto velocemente. Aggiungiamo questi funghetti, sono dei funghi champignon trifolati, avanzati sempre da ieri. C'erano anche dei piselli, eccoli qui, un po' di piselli surgelati, anche questi sono stati utilizzati per una minestra e sono rimasti nella busta. La busta la mettiamo nel contenitore della plastica, contenitore giallo. Guardo Sonia perché mi suggerisce sempre dove devo mettere esattamente i rifiuti.
Questo serve per dare una scaldata a questi ingredienti, perché sono rimasti tutta la notte nel frigorifero, quindi sono un po' freddi. Che cosa vogliamo mettere? Uno spicchietto d'aglio per dare un po' di aroma? Sì, mettiamolo, però ricordiamoci di toglierlo subito dopo, subito dopo, perché sennò poi resta nella frittata e non è assolutamente una bella sensazione. Togliamo l'aglio e lo gettiamo anche questo nell'umido. Ricordiamoci di farlo, altrimenti resta nella frittata e non è bello. Mentre si scalda tutta questa roba buona e profumatissima, prendiamo le uova e gettiamo la plastica nel contenitore giallo e la carta o cartone in quello bianco. Ne abbiamo tre a disposizione, usiamole tutte e tre. E gettiamo i relativi gusci nell'umido. Sale, un pizzico per ogni rosso e cominciamo a battere. Prendiamo i nostri spaghetti, anche questi della sera prima. Li condiamo con questo bel intingolo. Condiamo per bene. E li andiamo a mettere nella padella, sempre rovente. Distribuendo nella migliore maniera possibile tutti i piselli, i funghi che ci sono. Adesso è il momento di aggiungere le uova e facciamo la frittata. Una bella agitata, via. Prima di coprirlo con il coperchio, spolveriamo con un po' di pan grattato, di pane grattato, perché deve dare un po' di croccantezza poi al piatto, e copriamo con il coperchio. Aspettiamo 4-5 minuti e il piatto dovrebbe essere pronto. Sono passati 3 o 4 minuti, togliamo il coperchio e proviamo a rigirare per farla cuocere dall'altra parte. Prendiamo un coperchio che sia il più piano, il più liscio possibile. Facciamo un'operazione molto complicata. Hop, perfetto, quasi. E la facciamo rigirare dall'altra parte. Diamo una pulitina al piano e il fazzolettino bianco ma sporco di cibo lo gettiamo nell'umido. E eccola qui, la frittata di spaghetti. Questo è un piatto tipicamente napoletano, viene fatto con gli avanzi di frigorifero, naturalmente con gli spaghetti avanzati della sera prima, e viene utilizzato anche a freddo, si taglia a fette, si può tagliare a fette e si mangia così come una torta. Ed ecco qui questo profumatissimo piatto, questa frittata di spaghetti. Oh, può essere utilizzato qualunque tipo di pasta, maccheroni, spaghetti, penne, bucatini, zite, quello che volete. Richiamiamo a fianco a noi a gustare questo piatto partenopeo, Sonia e Letizia. Letizia, vedo che hai in mano qualche crocus, qualche fiore di zafferano. Aggiungere. Questo è una idea di recupero di questo bellissimo fiore, perché è un fiore edibile che si può mangiare, no? Volevo decorare il tuo bellissimo piatto. Dai, con sì, questi benissimo, ottima idea. Petali. Questi sono i crocus, questi sono dei fiori da dove poi vengono presi gli stimi, rossa, i tre stimi che sono la quelli. La parte rossa che è la spezia. E poi volevo aggiungere che anche la lana si può colorare con il petalo di zafferano e viene fuori quel bellissimo colore che è verde. Bene, allora Sonia, questa volta vi abbiamo dato pochissimo lavoro, abbiamo utilizzato quasi tutto. Sì, siete stati bravissimi, quello che dovrebbero fare tutti a casa, cercare di differenziare anche in cucina. Basta pochissimo, l'abbiamo visto e abbiamo ottenuto una splendida cosa. Bene, finisce qui questa puntata di Cucino e Riciclo, ci vediamo la prossima volta. Grazie a Letizia, grazie a Sonia e a voi tutti per l'attenzione.
Per fare questa profumatissima frittata di spaghetti noi abbiamo utilizzato un po' di spaghetti conditi con un po' di olio e pecorino grattugiato il giorno prima, poi mezzo panetto di burro, un piattino di funghi champignon triforati, mezza busta di piselli surgelati, parmigiano o pecorino, un po' di pane grattugiato, 3 o 4 uova e un po' di pancetta affumicata di maiale.